Buonasera, buonasera a tutti e bentornati all'appuntamento con Effetto Notte, il programma che ogni settimana racconta il cinema di ieri e di oggi, pronti per un nuovo viaggio dentro il cinema, il suo cuore, le sue passioni e i suoi protagonisti. Allora, ve l'avevamo promesso, questi protagonisti oggi fanno irruzione nello studio di Effetto Notte e quando si parla di Natale parliamo di Lillo e Greg. Ciao. Buonasera, ciao. Buonasera, bentornati a Effetto Notte. Abbiamo anche però un ospite misterioso perché qui nella penombra del nostro studio c'è un ospite che per ora non vogliamo svelare. Perché? Perché quest'anno voi a Natale andate a Londra, eh? Esatto. Però c'è un po' anche di giallo, perché che se siete dei malavitosi, dei mafiosi, questa è la parola forse un po' fa, spiegatemi un po'. No, siamo appunto due fratellastri con un padre che è un boss della mala romana e andiamo a Londra per riscuotere dei soldi che ci deve un amico di nostro padre, anche lui ex malavitoso. E poi da lì succedono varie cose per cui ci dobbiamo inventare un colpo per recuperare questi soldi e quindi pensiamo in modo molto furbo di andare a rapire i cani della regina. Una cosa da niente, semplicissima. Se pensi che poi è tutto organizzato una banda di cialtroni, per cui... Allora, il papà è Ninetto Davoli, ma non è lui il nostro ospite misterioso, lo scopriamo tra poco. Però Greg, qui c'è una cosa, la vedremo tra poco nelle clip. Tu sei, diciamo, un finto cattivo, però sì, saresti uno che vorrebbe cattivo, essere come il padre, ma non ha le qualità. Invece Greg, tu qui c'hai un disturbo di personalità, cioè addirittura cambi voce, che succede? Io avrei le caratteristiche, le peculiarità per essere un buon discendente della mala capitolina. Però subisco un trauma in gioventù, che viene spiegato alla fine del film, per cui all'inizio mi si vede come un ingenuo sempliciotto, un signor Precisetti, sì, che fa il capo Boy Scout. È una vocina un po' così, cioè che è leggermente ispirata a Julius Kelp e Jerry Lewis nelle folli notti del dottor Jekyll. E poi però come diventa invece sta vocina un po' così? E poi appunto però quando, perché ovviamente ci sono degli accadimenti per cui riprende l'alta personalità e diventa un po' un califanoide. Cioè, tipo? Dico, allora, se li mettiamo insieme andiamo a conquistare Buckingham Palace. Ecco, e allora andiamo a conquistare Buckingham Palace perché questa impresa ha le sue ragioni e noi dobbiamo scoprire anche il nostro ospite misterioso e quindi eccolo qua, Natale a Londra. Io farvi la regina. But you don't go nowhere. Semifider Duca. Ti dice niente sto nome, Barò? So che nome. Per favore, andate, non avete prenotato. L'ultimo che mi ha detto per favore andatevene, non avete prenotato, mo sta in una bara dentro a un pilone dell'autostrada. Scusa, o è in un pilone o in una bara. Non ha molto senso mettere uno in una bara e poi in un pilone, se no è una matrioska. Manda via questi. Fuck off! Io. Manda via chi? Oh, a bello, noi qui siamo i padroni, eh. Ah, voi siete i padroni? No. Sì o no? Tecnicamente risulteremo cointestatari dell'attività. Ah, benissimo. Allora anche voi mi dovete 1 milione di sterline. Solo tecnicamente, però. 1 milione di che? A Robocop. Credi che mi fai paura perché c'è la mano di ferro? What you call me? Come mi hai chiamato? Robocop. Cosa? Robocop. Mm. Avete una settimana di tempo. Ah, ma una settimana? Io pensavo molto meno, no? Una settimana mi sembra ragionevole. Perché non mi hai detto di tutti questi debiti? Perché io non sono il tipo che si vanta. Venerdì rapiamo i cani della regina e chiediamo i soldi del riscatto. Hai capito il barone? Allora. Ci vuole una talpa, ci vuole uno che si infiltra là dentro in quel ristorante e così ci comunica e ci dice le cose, capito? Ci vuole un volontario, lo fai tu. Ma io no, ma... Tu sei scemo, te lo dico nel senso buono, e puoi fare la talpa. Giusto. Riformiamo la vecchia banda. Io ci sto. Ci mancherebbe. Anch'io. Stiamo tutti con te.
E allora come andrà a finire? Li rapiranno? Questi cani della regina ci riusciranno? Lo scopriamo nel corso di questa puntata, non scopriamo tutto, però scopriamo il nostro ospite misterioso, perché a condividere questa impresa nel giallo, nel mistero, c'è lui, c'è Nino Frassica. Lo so, molti telespettatori pensavano Sabrina Ferilli. Sabrina Ferilli. Ma noi non siamo Maria De Filippi. Alcune cose noi non so. indirizzavano così. Nella cosa, però nelle clip. Sì. Vabbè, Nino, ci contentiamo. Tra l'altro non la nomino a caso Sabrina Ferilli, perché aveva fatto anche lei il provino per fare il ruolo mio, ecco. E non l'hanno presa perché non è siciliana. Esatto, tu proprio hai battuto tutti. Dicendo, ma come ci sei finito con Lil e Greg? Che poi mi conosciate già. Ma io con Lil e Greg per me è stato un premio, perché io appena li ho visti che sono entrati a fare parte dei film, a fare film, avevo sempre pensato prima o poi voglio lavorare con loro, perché mi divertono, e quindi mi divertirò divertendo un divertimento. Abbiamo iniziato bene. Perché io li ammiro, loro mi ammirano, c'è un ammiramento generale, giusto? Ora voi come potete rispondere a questa impossibile? No, vabbè, c'è un ammiramento generale. Perché parte poi da lui, mi ammira, noi l'ammiriamo, lui ci riammira, noi lo riammiriamo, e c'è un grande ammiramento. E allora in questo ammiramento generale io adesso devo fare una cosa, perché io svelo anche a chi ci sta seguendo in questo momento un piccolo segreto, perché in realtà io voglio molto bene a Lil e Greg, però insomma sono stati i miei ospiti tante volte, allora insomma sì. Adesso se non vi offendete, lo so che non è molto carino perché sono il padrone di casa, me li spegnete un attimo? Un attimo, ma non parliamo. Un attimo, se mi rispegnete un momento, io mi voglio concentrare su Nino, che ringrazio intanto di aver accettato il nostro invito, come naturalmente ringrazio anche Lil e Greg. Non parlate, siete spenti. Esatto, adesso questo è il tuo momento, Nino. Senti, intanto, ma questo personaggio è un delinquente pure lui? È un ex malavitoso che voleva cambiare vita, è andato a Londra, ha aperto un ristorante, lo fa gestire alla figlia, lui è un ragazzo padre. Perché la madre, mia moglie è scappata con Raul Casadei, che era ammiratrice, lo vedeva suonare, aveva perso la testa per lui, mi ha lasciato, e infatti volevo ringraziare intanto Raul Casadei. Ecco, lo ringraziamo sempre, a prescindere. Non c'è nel film, non c'è, lui non, manco lo sa. Però ha evocato, senti, ma con la regina d'Inghilterra com'è andata? Tu te lo immaginavi che avresti incontrato la pure regina d'Inghilterra? Anche Sabrina Ferilli ha fatto il provino per fare il ruolo della regina Elisabetta e non ce l'ha fatta. Povera Ferilli, allora, no, pensa la regina... se ci sta sentendo. Come? Nino, pensa se ci sta sentendo la regina. È la verità. La regina, infatti io prima cosa pensavo, Dio salvi la regina, pensavo fosse qualcosa di sportivo, perché io sono di Messina, Reggio Calabria, c'era la squadra, la regina, pensavo fosse una cosa sportiva, Dio salvi la regina. Poi ho letto la sceneggiatura, ho capito che invece c'era un rapimento, io che sono baro, parlavo anche di truffe, cioè una cosa sul crimine, mi sembrava truffo, mi dava l'idea un po'. Una truffa. A proposito di effetto notte, mi dava truffo. Benissimo, allora abbiamo capito perché Nino Frassica piace tanto, lo sapevamo già, però insomma ha una carriera, come si dice in televisione, che dura da tempo e con successo in TV e al cinema, e allora noi con la nostra Alessandra Giuliani ripercorriamo i momenti migliori di questa carriera e te lo dedichiamo. 20 secondi fate tutto. Esatto, guarda, 20, ma proprio 20. Passo o non passo? Cosa dici che... Dimmelo passo passo. Rice trasmittente alla mano e volto mascherato. Anche nei panni del ladro improvvisato sappiamo riconoscerlo. Giochi di parole, sentenze prive di logica declamate con una serietà che lascia a bocca aperta e fa scoppiare la risata. È la comicità tutta surreale di Nino Frassica, attore messinese tra i più amati del pubblico italiano. Sì, in anteprima assoluta. Grazie. In avanspettacolo internazionale, sì. Mi alzo. Oh. Ah. Era il 1985 quando debuttava nel salotto più famoso d'Italia nei panni di Fra Antonino da Scasazza, ideatore del concorso Cuore d'Oro. Quelli della notte teneva incollati milioni e milioni di italiani davanti alla TV. Sì. Poi fu la volta d'indietro tutta, ancora arbori al timone, Nino Frassica nelle vesti del bravo presentatore, che tra un balletto e l'altro lanciava il celeberrimo Fagioli Quiz.
Da allora quella comicità irresistibile, fatta di improvvisazione pura, italiano sgrammaticato e modi di dire entrati a buon diritto nel nostro lessico comune, non ha smesso di farci compagnia. In TV Nino Frassica è l'ospite d'onore, la guest star che assicura la risata e il picco d'ascolto. Da Scommettiamo che a Colorado, dai migliori anni a Che tempo che fa, fino a Sanremo 2016, quando sul palco insieme a Carlo Conti ha spiazzato e commosso il pubblico recitando una poesia dedicata alla tragedia dei piccoli migranti. Ci sono bambini che giocano a stare immobili con la faccia in acqua senza respirare, perché tanto lo sanno che sta per arrivare la mano forte del papà. È già, perché Frassica, con quegli occhi buoni e il sorriso sornione, è attore comico e drammatico. Re della commedia all'italiana, da Oldoine a Ivanzina, ha lavorato anche con Giuseppe Tornatore nell'epico Baria, carabiniere all'inseguimento disperato del fuggitivo Johnny Depp tra i tetti di Venezia, in The Tourist. I'm so sorry. È nel ruolo del maresciallo Nino Cecchini, al fianco di Don Matteo, il prete detective Terence Hill, che conquista il cuore degli italiani. Ma qual è il segreto del suo successo? Forse quell'ironia tutta italiana, mai volgare, che affonda le radici nella farsa napoletana, alla Totò e Peppino, per capirci, eppure sempre attuale, capace di intercettare i mutamenti di costume e trasferirli su un piano surreale. Tu sei idiota. Prendilo come complimento. Vabbè, poi c'è molto molto altro, perché ti vedremo in Non è un paese drive-in, per ho fatto drive-in, ok, il prezzo è giusto, non abbiamo mandato nessun pezzo. Vabbè, quello non abbiamo messo il nuovo film di Veronesi, non abbiamo messo Forever Young, La mafia uccide solo te stare, però abbiamo messo te. Allora, qual è il segreto di Nino Frassica? Me lo dirà stasera, Nino? Ma non credo che ci sia un segreto, io... Quando commetto quegli errori sono veri, quindi non è che faccio nessuno sforzo. Senti, quando non capisco bene di che si tratta la situazione, è la verità, non faccio me stesso. Qualcuno ha scritto che sei un comico che rovina la logica, è una definizione un po' complicata, però forse ci sta, che dici? No, mi piace, rovino la logica, sì, perché non è mai logico, quindi... Però io voglio provare oggi, perché voglio approfittare, ho Nino Frassica qui, sono sicuro che chi ci sta seguendo in questo momento ha la mia stessa curiosità. Facciamo un esempio pratico, prendiamo una frase che è diventata un po' un tormentone, poi abbiamo visto, insomma, Arbore. Se io dico... La mia è il mio, allegria. No, non quella, io penso... L'ho detto prima di Mike, io. Tu l'hai detto a prima. 6 anni l'ho detto. Ah sì, già 6 anni. Cioè, tu era una festa di carnevale, tanta allegria. Ma l'hai detto come lo dice Mike o l'hai come detto con l'accento tuo? Poi mi hanno copiato. Senti, io volevo prendere un'altra frase, che è quella. Non è bello ciò che è bello, io non la so dire come te, ma che è bello, che è bello, che è bello. Questa... Com'è venuta questa qua? E perché si inceppava, lui non lo sapeva. Cioè, il personaggio, questo lo dicevo quando facevo il frate aveva una caratteristica interessante. Lui partecipava a un dibattito, in realtà non era preparato, era ignorante, non sapeva niente, però essendo in televisione non si perdeva d'animo, per cui partecipava, diceva, non capiva, però andava avanti. Quindi anche quando gli venivano frasi fatte, non le sapeva bene, però sparava quella che gli veniva la prima che gli veniva in mente. Quindi quello era, diciamo, la... Senti, tu hai iniziato con le TV private, la radio, ti sei fatto, insomma, come si dice, che lo ricordiamo, insomma, lo sanno gli amici e le amiche che ci seguono, ti sei fatto una bella capetta, però poi hai avuto questo esploit con Arbore, l'abbiamo visto nella scheda, insomma, devi tutto a questo? Sì, certo, sicuramente. Io ho bussato alla porta giusta, perché potevo andare a chiedere a Corrado se mi faceva fare televisione, mi provinavo, o da Baudo, o da chi c'era all'epoca che faceva il varietà. Invece avevo individuato in Arbore la persona che mi poteva capire. E di fatto mi capì. È vero che gli hai lasciato un messaggio un po' anche, minatorio anche, in segreteria anche. Pure, quindi proprio sei stato sì, determinato. Cioè, che gli hai detto? Ma è una cosa... io so che lui, mentre ascoltava, gli veniva da lì, stava mangiando una mela... Si stava sentendo male. E allora gli è rimasto impresso. Senti, abbiamo visto anche nella scala a Sanremo, hai fatto il picco di share, no? Perché poi queste cose in televisione, insomma, si vedono. Cioè, il punto più visto di Sanremo è stato quello là. Ce lo fai fare pure a noi oggi, Nino? Io poi ti telefono lunedì, mi raccomando, spero. Mettiti d'impegno, va bene. Ci difendiamo così, tutte le settimane. Dopo il primo picco, questo due di picco. Va bene. Il secondo picco. Senti, ma il cinema per te che cos'è? Perché poi c'è sempre un po' questa diatriba cinema-televisione, tu le frequenti tutte e due. Il cinema per te che cos'è? Ma il cinema inteso come luogo, anche. È uno spazio dove alcune persone si siedono e davanti si muovono delle figure. Ecco. No, il cinema è libertà, perché non pensare,
e buttarsi dentro una storia che magari non è vera. Quindi io non a caso preferisco i film comici ai film troppo impegnati. No, mi piace il cinema impegnato. Quando è troppo, no. Senti, sono stati bravi Dill e Greg, me li riaccendete? Perché, insomma, devo dire, siete stati pazienti, vi siete addormentati un pochino. No, siete stati, ma, avete seguito. Ecco. Al buio, certo, al buio ci avete messo, ecco, però va bene, no, va bene. Ecco, ci siamo presi questi 5 minuti con Nino. Senti, ma insomma, mi sa che ne sono capitate un po', ora andiamo a scoprire meglio l'impresa di questo film, però che è successo? Tu ti sei perso gli occhiali, io ho letto una cosa, che cosa è successo? No, ma un aneddoto fantastico, ci abbiamo riso per... piccoli incidenti. No, racconta la Nino, che è bellissimo. Quello che proprio è entrato in scena e aveva i lacci delle scarpe slacciati. Allora ci siamo messi a ridere, a crepa pelle. Ma chi l'ha fatta questa? Lillo è entrato in scena. Abbiamo dovuto girare il giorno dopo. Perché era impossibile. È entrato in giro, lui ci è rimasto male. A me non mi ha parlato perché a me mi veniva da ridere. È più forte di me. Insomma, vi siete divertiti, perché appunto, e questo poi nel film si vede, perché il film vero che continua, però c'è qualche cosa che non mi volete dire, no? Che cosa, guarda, potete dirla. No, ma perché poi sembrava finita qui. Il giorno dopo lui aveva le scarpe slacciate. Allora chi di slaccio perisce, di slaccio ferisce. E poi quando c'è tutta una catena. Adesso stiamo aspettando che lui porta sempre gli stivali. Io lo porto per questo apposta. Il film è ritardato l'uscita per questo. Perché tra una scarpa e l'altra, certo, anche perché se si deve commettere un furto, bisogna insomma stare bene con i piedi per terra. Allora scopriamolo questo furto, perché appunto voi dovete rubare anche per ragioni di sopravvivenza. Avete quest'idea pazzesca di rubare i cani della regina. Ecco quello che succede. Pronto? Mi sento? Sì, sì, sta passando adesso. Passo. Ah, passi tu? Io non passo, io sto qui, passo. Passo o non passo? Cosa dici che... Dimmelo, passo, passo. Passo, passo. Passo, sì. Passa, passo. Se posso, passo. Ma come finivo? Passi, passa, passa. Basta! Sta passando il furgone. Ah, il furgone. Che furgone? Dam, 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 dam. Questa è una rapina! Questa è una... non è una rapina. Mi piace la frase. Guarda, che hai detto? Scendi. Scendi, forza. Scendi, veloce. Scendi. Veloce. Spogliati. Amena. Spogliati. 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 Questa non capisce, cosa dici spogliati in inglese? Striptease. Striptease. Oh. Svoltate ore 9. Ma famo prima di destra o sinistra? Quante polemiche. Andate a sinistra, dai. Oh. E mo sei tu, mo. E che cavolo? Alla vostra sinistra lo vedete il bocchettone dell'aria condizionata? Lo vedo. E allora prendete i maniglioni, scivolate giù. Vi troverete direttamente in infermeria. O la va o la spagna. Sono disappeared. I cani disappeared. Sono fighting the dogs. Paura. Call the prime minister. Salve. E insomma, abbiamo capito che non è facile entrare a Buckingham Palace, ma soprattutto non è facile uscire. Però abbiamo anche capito che la formula di quest'anno è molto divertente, ma è davvero, mi sembra, uno humor adatto per tutta la famiglia. No? Beh, no, sì, ma sicuramente il film ha tutte le caratteristiche per accontentare tutti. È ricco, c'è tutto, c'è l'avventura, che poi è la parte che Tranne quelli che non apprezzano questo tipo di film. Sì, poi manca il dramma, per esempio, non si piange mai nel film, ecco, questo va detto. Per il resto c'è tutto, insomma, avventura, che comicità, romanticismo, insomma, è un film ricco. Nino, c'è tutto. Sta piacendo moltissimo, c'è un passaparola, addirittura il passaparola tra quello seduto accanto al cinema, dice è bello sto film, dice, ah sì sì è bello, sì. Gente che non si conosce, fa il passaparola. Ma anche attaccato. Perché mi sembra che c'è un po' il rimando anche a quel cinema popolare degli anni 70, 80, no? Sì, diciamo... un po' di cinema di genere c'è dentro, volendo, ma questo ci fa molto piacere perché insomma è un 70 che 80, sì, certo. È una cifra che ci interessa. Cioè 74, 74, 74, una 74. Va bene, senti, proviamo a fare qualche esempio concreto anche andando un po' più
più indietro nel tempo, perché il nostro pubblico lo sa, noi ogni settimana facciamo un viaggio nel cinema di ieri e di oggi, e qui ci sono anche, secondo me, dei rimandi, poi voi mi direte se siete d'accordo o meno. Allora, se dico Er Pantera, qui che cosa viene in mente? Immediatamente i soliti ignoti. Se dico Operazione San Gennaro, che cosa viene in mente? Operazione San Gennaro. Ma avete già visto? Allora, non lo faccio vedere il servizio. Viene in mente Nino Manfredi, eccolo qua, dai. Dai, che cede. Forza. Ma che panne? Invece di parlare dell'amanti, fammi aprire un bicchiere d'acqua. C'ho sete. Forza. Forza, te. Dai, che roba. Lì. Ma che fai tu lì? Mamma mia! La strada che ci interessa è in questa zona segnata col rosso, vicino al Duomo. Ma hai tenuto presente che qua ci sta un commissariato? Non ti preoccupare, a questo ci pensiamo noi. E come? Certo, non ci mandiamo dei fiori. Abbiamo risolto situazioni più difficili in America. In America, ma... Uè, Salvador, t'hanno preso? Ma vediamo. E mo questo chi è? Niente, un fratello cugino di un compare di mamma, un parente, non ti preoccupare, vai avanti. No. Sì. L'appuntamento è qui all'1 di notte in punto. All'1, capito? All'1 di notte. Alle 25. E come vengo? Con filobus. A dove abito io? Filobus non ci sto. Ehi! Una domanda, vestiti come? What? No, niente, baro che tu vuoi mettere lo smoking. E ho domandato, Allora, insomma, sono dei film indimenticabili. Un po' di riferimenti ci sono, o mi sbaglio, insomma, perché qualcosina in comune c'è o no? No, ci sono. Qualcuno ha anche detto il Sette Uomini d'Oro. Sette Uomini d'Oro, sì. Di Vicario. In effetti, no, ci sono dei riferimenti. Ma tutti i film del genere, da Top Capi a Italian Job, Ocean's Eleven o Colpo Grosso, come veniva chiamato negli anni 60. Perché Nino, questi che abbiamo appena visto sono comunque dei grandi classici, cioè sono dei film che ogni volta che vengono riproposti in televisione fanno ascolti pazzeschi. Operazione San Gennaro l'abbiamo mandato anche noi in onda poche sere fa su TV 2000, è andato benissimo. Qual è il segreto secondo te di questi film? Forse anche i suoi protagonisti, oppure una trama, orologeria, una comicità, no, che utilizza i dialetti? Che si vive dei difetti dei personaggi, siccome sono pessimi. Banditi, pessimi ladri, si ride. Quindi questo un po' anche oggi succede, sì, no? Sì, sì, succede, si ride anche quando qualcuno non sa fare delle cose, e si ride. Perché così noi ci sentiamo più bravi di quelli che vediamo. Va bene, senti, veniamo allora al capitolo competitor, perché lo ricordiamo anche alle amiche e agli amici che ci stanno seguendo, quella di Natale è un po' una sfida, perché escono una serie di film, è una sfida benevola, ma è pur sempre una sfida. Allora, tra i vostri sfidanti ci sono Aldo, Giovanni e Giacomo, che tornano al cinema con Reuma Park, festeggiano 25 anni di carriera e loro sono in questo film tre vecchietti scatenati che vengono abbandonati, e questo ahimè è un tema anche questo molto attuale, dalle loro famiglie in una casa di cura, che insomma in realtà è un Luna Park, e loro vogliono andare a Rio. Non ci andranno perché non è quello l'obiettivo, ma insomma, diciamo, una storia che ci dimostra che la vecchiaia tutto sommato è una condizione mentale. Ecco quello che Aldo, Giovanni e Giacomo, un po' tra il serio e il faceto, come si dice, ci hanno raccontato. Tutti quelli che abbiamo dimenticato, ce la facciamo scrivere da cosa? No. E ci mettiamo il disco alla persona di fronte. Allora, iniziamo con questo, anzi io non vi vorrei interrompere, potremmo continuare così. Io non le faccio. Dai, fai il tuo lavoro, dai. Sono vecchietti con le loro caratteristiche, ci siamo divertiti, io mi sono divertito a fare un vecchietto finto invalido, asociale, imbronciato. C'ha pure la vocetta, come la vocetta. Il vecchietto gli si abbassa la voce, gli si rovina. Si alza, ma si arrocchisce, no, e lì c'è un grande lavoro di attore, fa sta roba. Sarà sempre avuto la voce. Sono Giovanni. Ma io
sono Aldo! Aldo dei fratelli Giuffrè! Ma pezzo di cretino, fatta freccia! Se diciamo che l'età è una condizione mentale, speriamo, no? Sì. Noi lo speriamo, c'è anche un se... di testa da fare. Ecco, ditemi qualcosa. Non so se no, è solo... No, no. Secolo, si parla del 2017. Adesso 2017 ci concentriamo... Su questo. Perché no, questo è il vizio dell'epoca moderna. Sì, no? Fare una cosa e pensare già... O dietro o avanti. Ma bisogna vivere il presente. Il presente è importante, il futuro è molto importante, ma il presente è quello che si vive. Faremmo fare un film sulla morte. Adesso. Che questa è una cosa che se la dice un produttore si terrorizza. Esatto. No, cioè, però potrebbe essere interessante. Perché noi facciamo un film sulla morte, ma divertentissimo. Ecco, spiegami come glielo spiegheresti. Facciamo finta che sono io. No, autoproduciamo. È Natale, ci rincontriamo dopo 20 anni. Sarà un segno del destino. Se non la smetti te lo lascio io un segno. I nostri facci perdonano tutto. E questa è la grande cosa, che ci permettono di fare qualsiasi cosa e ci continuano a seguire. Probabilmente la sperimentazione deriva anche da questo. Volete scappare, sì o no? Rio de Janeiro! Voglio essere fermato per strada ed essere riconosciuto per quello che sono. Qui sta succedendo qualche cosa di strada. Stavi facendo un discorso tanto serio. Tu, no, dicevi, voglio essere. Forse loro mi accusano perché sono forse troppo seri. No, ma hai ragione, ma io stavo pensando al film che andrò a vedere. Oltre al nostro, ovviamente, è quello della zucchina. Tu andrai a vedere anche la zucchina. Tu sei interessato. Vedo l'ora. Tre nonnetti in fuga. Ripeto, tre nonnetti in fuga. Buon Natale, cercate di stare in casa il più possibile. Siate tolleranti, sì. Cercate di fare sempre gruppo, rimanere no, soli. Ma soprattutto quando fate una cosa, quando volete. Io sono un vecchio giovane. E soprattutto? Soprattutto per qualsiasi cosa volete fare, sì, avete in testa di fare, fatelo con buon senso. Fatelo con buon senso. Non vuol dire niente. Non vuol dire proprio niente. Guardatevi dentro e saprete che avrete un. Non vuol dire niente. Non vuol dire auguri. Un passo in più. Ti sei rotto niente. Mi scusi, forzata. Allora, questo era l'augurio di Natale dei tre vecchietti Aldo, Giovanni e Giacomo. Insomma, per noi è un po' prestino per fare gli auguri perché ne abbiamo ancora in questa puntata, però vi chiederei questo, abbiamo avuto un po' un assaggio del film. Questo tipo di comicità è molto diversa dalla vostra, diversa da quella di Nino, diversa dalla vostra. La temete un po'? Insomma, alla fine sono un po' competitor, no? Ma sai, guarda, comunque, cioè, noi guarda, questo è vero, sì, almeno io e Greg cioè noi, per noi l'importante è aver fatto un prodotto che ci piace, no? Poi ragazzi, cioè, è un terno all'otto l'incasso, nel senso che può succedere veramente di tutto e non c'è una regola per cui un film venga scelto al posto di un altro. No, ma una volta appunto che noi non ci vergogniamo della cosa che abbiamo fatto e la critica ne ha parlato bene. Gli incassi a noi non è che ci competano, per la produzione, a noi se più gente o meno gente non è che guadagniamo di più o di meno. No, per noi sì, insomma, poi la devi vivere così, perché sennò diventa, poi non ci sono regole, non esiste più una regola per dire ok, io faccio questa cosa, ci metto questa cosa dentro così la gente viene a vedere noi. Ah, certo. Si cerca di fare il meglio possibile e poi si va. E la parola finale, come sempre, spetta a Nino, con la sua saggezza. Illuminaci. Sì, da sempre c'è stato la qualità, la quantità, il numero, il gradimento. Certo, noi preferiamo il gradimento. Prima cosa. Se dobbiamo arrivare primi, è facile. Mettiamo un paio di milioni a testa, ci compriamo i biglietti e c'è il modo, vogliamo vincere, si può vincere. Beh, perché comunque è un po' una battaglia al cinema, non dico col porta a porta, però chiaramente bisogna invogliare, no, anche il pubblico, certo, ad andare, quindi insomma in questi giorni secondo me ognuno di voi, no? vinca il migliore come sempre. Allora devo dire però che voi non temete nessuno, anche perché in questo film ci sono, diciamo così, delle variazioni sul tema, nel senso che hanno, soprattutto Lille e Greg, dei momenti, delle scene d'azione veramente pazzesche. Cioè, ma avete fatto un training, qualche cosa? Minimo, sì. Vi siete dovuti. Emiliano Novelli, che è storico, figlio di Mario Novelli, storico coordinatore di stunt
E quindi le coreografie fatte da lui. Vi dovete... Sì, devo dire che fra i due la parte difficile ce l'avevo io, perché lui le dà, quindi dandole sì, ti coordina lo stunt, però poi invece le prendo nel esatto, perché botte, voli, insomma, ne avete fatto un po'. Allora noi ci siamo divertiti a mettere a confronto con dei momenti d'azione proprio classici, diciamo, se dico Mission Impossible, che cosa pensiamo, no? Tom Cruise. Quindi abbiamo messo a confronto Tom Cruise con voi, con Lil Greg, con la vostra Mission Impossible. Ecco, vediamo un po' come è andata. Siamo a quel livello. Devi tirare questo. Ma non il mio libertà! Ah! La prenda gentilmente. È tutto rovo naturale. Oh! Una bella papagna, visto come si addorme, sì. Come si accendono sti cosi? Ah, ecco. Frisco, vieni, aiutami. Non vengono via sti cosi. Oh! Oh! Ah, vedi, bastava... Oh! Non mi so fatto niente. Ah! Cioè, ma quando c'era la scena, c'era un incendio in un palazzo di 10 piani, loro... Sì. Soffiando l'hanno spento, cioè, quando lui prende lo squalo, cioè la scena non l'hanno messa, acchiappa sto squalo, lo va a girare, però dico sono talmente simili le scene d'azione, ecco, che messo così si confonde la gente, che me non capiva adesso qual era qual Tom era Cruise Tom Cru- e qual era Lil Greg. Ma io farei giudicare anche a Nino, sono stati bravi, ora tu hai visto anche lo squalo, l'incendio, sono piaciuti più loro, no, dico, un peccato che non avete messo queste scene, però, la scena dello squalo e quella però mancano tutte le scene d'azione, quelle nei docks, quelle finali, che sono le più... Sì, perché ci stanno dei momenti di scazzottata che dove veramente, no, devo dire, insomma, a favore di Greg, che veramente Greg è sembrato un Cruise. Altro che gli occhiali che si sono persi. Ma allora, le avete avuto o no le controfigure? Io ce n'avevo una ed era imbarazzante vedere come lo preparavano, cioè perché uno alto come me, però con una corporatura più esile, quindi vederlo... che lo riempivano di cuscini per farlo somigliare più a me, ma un po' frustrato come cosa. Però insomma, sì, cioè, avevamo ovviamente... Ce l'hanno avute, Nino, dimmi la verità. Sì, sì, hanno usato le controfigure. Io c'è una scena in cui hanno messo la controfigura mia, e quando devo prendere l'ascensore, perché io purtroppo... a me fa paura, io faccio sempre le scale, perché ho paura dell'ascensore, soffro di claustrofobia, e tutti gli ascensori mettevano sta controfigura e io non vado, cioè tutte scene pericolose, insomma, esatto, infatti, insomma, abbiamo capito che è un film pieno di sorprese, Nino, non mi sei fatto anche, c'è il giallo, c'è la comicità, c'è anche la storiella d'amore, sì, c'è la storiella, sì, certo, perché tua figlia tra poi mia figlia e Paolo Ruffini e Greg vabbè, addirittura c'è un triangolo. Proprio, guarda, qui stiamo andando su terreno. Allora, è un film ricco veramente, dove non c'è nessuna volgarità, con molta azione, per cui equivale a due film, il film di solito comico e il film d'azione, quindi paghi uno e prendi due. Cioè, puoi evitare il film americano action, sì, di Natale vedendo questo. E allora vedi che siamo andati in argomento, perché c'è l'altro comparito, stiamo venendo un po' questa sfida di Natale, che è il nuovo film di Fausto Brizzi, ne parleremo ancora la prossima settimana, che si intitola Poveri ma ricchi, ed è una storia molto attuale, perché è la storia di una famiglia, diciamo così, che vive in condizioni non proprio splendide, che vince, pensate un po', 100 milioni di euro, ma chi non li vorrebbe 100 milioni di euro, però forse chissà se con questi soldi si sta davvero meglio, però quello che conta è che i protagonisti di questo film vi hanno voluto, insomma, ecco, rivolgere un messaggio e anche lanciare un po' una piccola sfida. Allora, ecco Nino, preparati, ecco, sentiamo sentiamo quello che vi hanno detto. In fondo in questa famiglia non si sta male, anche se fatico un po' ad adeguarmi al loro basso livello culturale. Ma una cosa normale, figlio mio, va a giocare a pallone, picchia un amichetto. 20, 5, 43. No, sì! Ma lo sapete chi è che ha vinto 100 milioni? Noi no!
A Lillo, Greg e a Frattica che gli diciamo? Beh, io vi auguro che vadano tutti benissimo, che sui film americani, che noi ce ne abbiamo bisogno, quindi devono andare tutti bene. L'unica cosa che secondo me una volta i film di Natale li facevo solo io e Boldi, voi li fanno tutti, anche quelli che dicevano non bisogna fare i film di Natale. Milano. Siamo in Europa. Un'ultima cosa per la colazione, siete vegani? No, detore secca, sulla Prenestina, c'è presente? Con uno con i soldi non ci potrei mai stare. I classici cafoni. Cafoni. Quello che parcheggia in seconda fila. E Carla? Ufficialmente ci risulta che esce Rogue One, cioè il prequel cioè nel senso, per i fan di Guerre Stellari capiranno se dico che è l'episodio 3 e mezzo, è quello che è stato l'episodio 3 ed episodio 4, insomma, e l'abbiamo ammazzato, Rogue One. Va bene, e quindi va via. Se uno non ha visto tutti i Guerre Stellari secondo me non ci capisce niente. E poi c'è un cartone da Disney, ma sempre le stesse cose, ma lì c'è il gonnellino, non è Frozen. Non è Frozen, non è quella che era la glaciale, non è quella roba lì, è il film minore, una cosetta, una cosetta, un cartone animato così. Poi ci stanno, poi basta, no, poi non, che c'è? È l'anniversario del matrimonio nostro, no? La verità è che te volevo fa fa gli auguri, tasta amico mio! Oddio, Albano! Felicità! I ricchi di oggi sono molto diversi da come se li immagina, signora. Vabbè, ma allora imparameli, no? 50 sfumature, no, quella esce dopo, 50 sfumature. Quella esce dopo. Roba di zozzerie dopo. Zozzerie dopo, non escono quei comici anziani, insomma, quella roba là, insomma. Quei tre vecchi milanesi, com'erano? Quelli dell'ospizio. Quelli dell'ospizio. Quelli dell'ospizio. Sì, roba di quelli che escono dall'ospizio, che vanno per andare a rubare i cani dalla regina, che certo, però... che rubano sti cani, non ho capito, poi c'è una cosa con dei musulmani. Che però sì, capitano dei musulmani che vogliono... Non ci sono i competitor. I musulmani che rubano dei cani in questo ospizio, credo. Deciderà il pubblico. Andiamo a mangiare il caviale. State pesce pratico, ma se ci metti tanto pane, non si sente. Io vi faccio tanti auguri del buon Natale, quanto so, Carucci. Non c'è starvano, però vi facevo cantare una bella canzone. Felicità. Felicità. Felicità per sto buon Natale. È una lavannara. Allora, col sorriso però qualche bombetta l'hanno lanciata, perché hanno detto, dice, ma i film di Natale li vogliono fare, cioè c'è notato un po' di polemica di Christian. Vabbè, no, è vero che il fatto che ne escono tanti effettivamente rispetto a prima, che c'erano solo loro, c'era solo il film. Però erano film Mauro. Era film. E Nino ha risposto. Quindi, film Mauro è prima di... Questo, prima beh, di... certo. Loro dicono i competitor non ci sono, invece mi sembra che insomma la sfida li hanno citati, mischiandoli tutti li hanno citati. Nino, però, che dici? Ma sarà divertente pure il loro, però il nostro è più divertente. Beh, poi loro, a loro manca totalmente l'aspetto fondamentale che abbiamo noi, quello non ce l'hanno, cioè a parte il divertimento e tutto, c'è anche l'aspetto, come dire, sexy che apporto io, insomma, che ci porta che poi, quel pubblico femminile. Poi diciamo la verità, noi abbiamo... Là c'è una comicità molto romanesca, tutti romani sono. E invece voi addirittura... Noi abbiamo i comici siciliani, io sono internazionale, non vale. C'è Enrico Guarnieri che è siciliano, Uccio De Santis pugliese, abbiamo due napoletani, livornesi, astigiani, inglesi, parmigiani, inglesi, emiliani, cioè. Quindi noi, il nostro è un film internazionale, il loro è un film italiano. Ma il cattivo, il villain, Vincent Riotta, è un attore straordinario. Senti, che cosa ha imparato Nino da questo Natale a Londra? No, queste sono le domande da bravo presentatore. Cosa ha imparato? Mi dai 40 minuti di tempo per pensarci? Aspetta, allora. Tra 40 minuti di tempo. Mentre ci penso. No, ho imparato, mi sono divertito e non è, lo sapevo già da prima, che lavorare con le persone che ti piacciono è molto meglio lavorare con le persone che non ti piacciono. Assolutamente, questo mi sembra un buon modo. Allora, i vostri competitor hanno fatto un po' i loro auguri di Natale, abbiamo sentito quelli di Aldo, Giovanni e Giacomo, abbiamo sentito quelli dei protagonisti del film di Brizzi, allora chiederei anche a voi, no? Siamo in conclusione, di fare un augurio al pubblico che ci segue, e pensando anche un po' forse al vostro film, no? Cosa possiamo io dire? Farei una cosa originale, un augurio originale legandolo anche... anche al film, quindi con cioè unisco le cose, quindi insomma Happy Christmas e good good night, no, good new night. Year Happy Christmas e good new year, l'ho detto in inglese, l'ha imparato un pochino che genialata, l'ho detto in inglese. Senti Nino, come concludiamo? Auguro a tutti le telespettatrici e telespettatori di
Effetto Notte, un buonissimo Natale 2016. Ne approfitto per augurare il buon Natale 2015, perché l'anno scorso non c'ero, perché loro facevano Natale col Bossi, io non so, la Lega non mi è mai... Quindi Natale col Bossi, ho detto no, non partecipo, no, era così. Sì, non era con Bossi, Umberto. Sì, c'era Peppino Di Capri. Ah, Peppino Di Capri. All'inizio era Natale con Bossi, poi l'abbiamo cambiato perché... se sapevo... Allora abbiamo fatto l'augurio per il 2015, per il 2016, per il 2017. Un buon non lo facciamo, perché secondo me tornate, secondo me tornate. Va bene, allora grazie a tutti voi per essere stati con noi, vi aspetto la prossima settimana con Effetto Notte, il venerdì, la domenica e il mercoledì, sempre dopo il film, perché quella che non cambia, ormai lo sapete, è la nostra voglia di raccontare il cinema, il suo cuore, le sue passioni, i suoi protagonisti, e avremo degli ospiti davvero speciali. Vi aspetto!